Con l'uscita di BioShock Infinite, in molti hanno avuto la possibilità di raggiungere Columbia e constatare con i propri occhi quanto videogioco ed opera d'arte siano in certi casi incredibilmente vicini. Questo filmato lo dedichiamo quindi agli indecisi, agli scettici o a chi vorrebbe semplicemente sapere qualcosa di più riguardo ad un gioco incredibile, ricco di significati e di paragoni verso la società di ieri e di oggi. In questo filmato di circa un'ora potrete avere un assaggio di questa utopica città tra le nuvole, tanto solare quanto capace di colpire il giocatore allo stomaco da un attimo all'altro. Ora è tempo di andare. Columbia, oltre a quelle nuvole, ci aspetta. Booker, hai paura di Dio? No, ma ho paura di te. Hai intenzione di restare seduta? L'alternativa qual è? In piedi? No, l'alternativa è remare. Remare? Non ci penso nemmeno. Quindi ti aspetti che faccia tutto io? No, mi aspetto solo che remi sempre tu. E perché mai? È stata un'idea tua. Un'idea mia? Sono stata chiara sul fatto che non credo nell'esercizio. Remare? No, anche se credo sia un buon esercizio. Allora cosa? L'esperimento sul pensiero. Scusate, manca ancora molto. Uno partecipa a un esperimento sapendo di poter fallire. Ma uno non prende parte a un esperimento sapendo di aver fallito. Possiamo tornare a remare? Ti suggerisco andrà di farlo bene. O non arriveremo mai. No, intendevo che apprezzerei molto se tu mi aiutassi. Perché non lo chiedi a lui? Immagino che gli interessi più che a me arrivare a destinazione. Suppongo di sì, ma non ha senso chiederglielo. Perché? Perché lui non rema. Lui non rema? No, lui non rema. Ah, capisco che vuoi dire. Siamo arrivati. Non gli diciamo quando ritorneremo? Cambierebbe qualcosa? Potrebbe confortarlo un po'. Almeno su questo siamo d'accordo. Ehi, c'è qualcuno ad accogliermi? Spero proprio di sì. Sembra un posto terribile dove ritrovarsi a piedi. Forse c'è qualcuno all'interno. Permesso? Sono Booker DeWitt. Immagino mi stiate aspettando. In bocca al lupo, amico. C'è nessuno? Ehi là? It's good when I am dying. It's good.
Va bene. Pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia. E adesso cosa... Diavolo! Preparati, pellegrino. I lacci sono per la tua sicurezza. Che diavolo succede? Non è un buon segno. No, no, no! Dannazione! Ascensione tra 5. No, 4, no, 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 no. 3, 2, 1. No! Ascensione. Va bene. 1500 metri. 3000 metri. 4500 metri. Alleluia. Cosa? Thank you.
Il seme del profeta. Devo scoprire come uscire da qui. Ama il profeta perché lui ama il peccatore. Ama il peccatore perché sei tu. Senza il peccatore, che bisogno c'è di un redentore? Senza peccato, qual è la grazia del perdono? Chiedo scusa, dove mi trovo? In paradiso, o la cosa più simile fino al giorno del giudizio. Meglio che tenga per me queste domande, se non voglio farmi ammazzare. Ed ogni anno, in questa occasione, rinnoviamo il nostro impegno verso la città e il nostro profeta, padre Comstock. Rinnoviamo il nostro impegno col sacrificio e rendendo grazie e immergendoci nelle acque. E mirate, se il profeta avesse abbattuto i nostri nemici a Wounded Knee e non si fosse scagliato contro la Sodoma sotto di noi, sarebbe bastato. Se il profeta si fosse scagliato contro la Sodoma sotto di noi, senza accettare i tre doni dorati dei fondatori, sarebbe bastato. Se il profeta avesse solo accettato i tre doni dorati dei fondatori e non avesse pregato per la nostra assoluzione, sarebbe bastato. Se il profeta avesse solo pregato per la nostra assoluzione e non ci avesse condotto a questo nuovo Eden, sarebbe bastato. Se il profeta ci avesse solo condotto al nuovo Eden e non avesse cacciato le vipere dell'Oriente, sarebbe bastato! Se il profeta avesse solo cacciato le vipere dell'Oriente ma non avesse subito il sacrificio dell'amata, sarebbe bastato! Se il profeta avesse solo subito il sacrificio dell'amata ma non avesse espulso il Vox Populi, sarebbe bastato! Qualcuno di nuovo? Qualcuno che viene da Sodoma? Nuovo arrivato a Columbia per essere purificato davanti al profeta, ai fondatori e al Signore? Ho bisogno solo di entrare in città. Entrare in città?
Fratello, l'unico modo di entrare a Columbia è la rinascita nelle acque battesimali. Ti farai purificare, fratello? O lo faccio, oppure giro i tacchi e me ne torno sul razzo. Tanto vale farla finita ora. Vieni e sii purificato! Alleluia! Vieni, lascia che allontaniamo... Ehi! Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Che ti sia purificato dal peccato e nasca puro. Nel ventre di Columbia! Non saprei, fratelli e sorelle, questo non mi sembra molto purificato. Chi c'è? Chi va là? Portaci la ragazza e annulla il debito! Cosa vuoi? Avevamo un accordo, DeWitt. Apri la porta, immediatamente! Te l'ho detto! Non lo farò! Ora va via! Signor DeWitt! Signor DeWitt! Dobbiamo affidarci all'orgoglio per renderlo tale. Perché l'orgoglio non può renderlo tale. Lo sappiamo perché... Quell'idiota di un prete deve imparare la differenza tra battezzare un uomo e annegarlo. Diede una spada d'oro. Devo trovare un punto di riferimento e scoprire dove sono. Altre nazioni. A padre Franklin una chiave d'oro, affinché l'Eden avesse l'industria per erigersi al di sopra delle altre nazioni. A padre Jefferson una pergamena, così l'Eden avrebbe avuto le leggi per essere al di sopra di tutte le altre nazioni. E così ogni anno rinnoviamo l'impegno verso i fondatori e il profeta, padre Comstock. Rinnoviamo l'impegno col profeta, padre Comstock. Affinché possiamo seguire le orme del profeta. Amen. Il profeta riempie i nostri polmoni d'acqua affinché amino di più l'aria. Tu che hai attraversato il Delaware con spada fiammeggiante e ali d'angelo, veglia su di me e dammi forza. Proteggi la mia mente da dubbi e paure, affinché possa resistere agli invasori. Esempio di virtù, un ribelle contro ignoranza e tirannia. Dammi la tua saggezza e fa che la luce della tua capacità di giudizio risplenda. Per la spada e la pergamena e la chiave. Amen. Probabilità o fortuna. Solo la provvidenza che permette di discernere l'ineffabile quando ne vedi l'opera. Solo perché una città vola non significa che sia priva di idioti. Coraggio. Ho una ragazza da trovare. Cosa?
anche una scocciatura. Ieri ho dovuto prendere una navetta assieme a gente di ogni tipo. Signor Johnson, lei è terribile. Buongiorno. Bello vedervi. Un giorno perfetto per celebrare. Padre Comstock. Oh, quella statua. Credo che non riesca a catturare l'assoluta, come dire, divinità di Padre Comstock. Il piacere non esiste per uno scout della libertà. Non c'è spazio per il gusto, solo dovere. Salton, Stoll è a posto, ti dico. Dice che gli importano fede, famiglia e patria. Chi può essergli contro? Mai assumere un artista, caro mio. Sono capricciosi e inaffidabili, dal primo all'ultimo. Gli ho detto, il parco è troppo in ritardo. L'allestimento dei giardini è a metà. Il santuario non è arrivato. Per l'amor di Dio, nemmeno le calendule sono state piantate. Tutto lavoro che doveva essere fatto mesi fa. Sai che cosa mi ha risposto? Che era stato. Il lavoro l'aveva completamente. E l'arcangelo mi mostrò una visione. Una città più leggera dell'aria. Le chiesi: perché mi mostri questo, arcangelo? Non sono un uomo forte. Non sono un uomo giusto. Non sono un santo. E mi disse una cosa sorprendente. Hai ragione, profeta. Ma se la grazia è alla portata di qualcuno come te, come farà chiunque altro a non vederla in se stesso? Populi qua, vox populi là. Ma cosa cavolo vuol dire vox populi, per l'amor del cielo? È latino, significa... Latino. Sai, penso di aver sentito un accenno d'accento dal cameriere.
Buona fortuna alla lotteria. Scegliere l'evento giusto a cui partecipare in un giorno come questo è una cosa seria. Ci si perde comunque qualcosa. Ecco perché noi andiamo alla lotteria. Quest'anno ho una buona sensazione. Fiera e lotteria di Columbia. È forte con la spada, ma un po' debole con chiave e pergamena. Non so se mi spiego. C'ero terzo, caldo. Sistema d'onore, eh? Variabili durante tutto il pomeriggio. In breve, un bel giorno per le celebrazioni in Columbia. E ora torniamo alla musica. Chi è questa ragazza? Ti interessa un cure per l'occhiello? Raccogliamo soldi per la Lega Patriottica delle Ragazze. Magari un'altra volta. Avresti un aspetto elegante con questo al risvolto. Torna da me se cambi idea. L'uomo si immerge nelle acque del battesimo. Ne esce un uomo nuovo, rinato. Ma chi è l'uomo che è sommerso? Forse l'uomo sott'acqua è sia peccatore sia santo, finché non viene rivelato agli occhi dell'uomo. Radicale di Finkton, John. Non voglio diventare un personaggio di Ho sposato un Vox Populi, mi spiego? Hanno detto che l'avrei trovata qui. Telegramma, signore. Telegramma per lei. DeWitt, stop. Non rivelare la tua presenza a Comstock. Stop. Qualunque cosa faccia, non prendere il numero 77. Stop. Lutes. Cosa dia...
Buongiorno, signore. E là? Bellezza. Vi sto parlando di Vigor, che mi vengono offerti. Non vedo l'ora che sia suo signor Jeremiah. Sono d'accordo. Continui a ripeterlo. Dovremmo entrare? Chi tra voi ha già assaggiato il dono divino del Vigor? Un solo sorso e potrete compiere imprese meravigliose. Sapete che il profeta è giusto. Sapete che il profeta è buono. E lui ha personalmente chiesto al signor Jeremiah Fink di farvi avere queste incredibili meraviglie. Sia lodato il profeta e sia lodata la nostra bella città. Se vi dicessi che un uomo può scagliare fulmini dalle dita, mi credereste? Se vi dicessi che un uomo può sollevare in aria uno stallone di una tonnellata, mi credereste? Beh, amici, oggi sono qui per dirvi che non si tratta di voli di fantasia. Non sono storie incredibili raccontate attorno al biglietto. No, sì. Di Vigor che vi vengono offerti dallo stesso signor Jeremiah Fink. Chi tra voi ha già assaggiato il dono divino del Vigor? Un solo sorso e potrete compiere imprese meravigliose. Sapete che il profeta è giusto. Sapete che il profeta è buono. E lui ha Jeremiah Fink di farvi avere queste incredibili. Sai, sono stati gli adolescenti a usare per primi le scale. Se dobbiate alzare, spostare o scagliare, cavallo pazzo fa per voi. Prova il diavolo, buon signore. Signore e signori, fatevi avanti e provate l'incredibile potere di cavallo pazzo. E dobbiate alzare, spostare o scagliare, cavallo pazzo fa per voi. Ed ecco il diavolo numero uno. Diavolo numero due, serie fortunata. E siamo a tre, abbiamo un vincitore. Ecco qua, amico. E ricorda che tu debba alzare, gettare, spostare o scagliare. Cavallo pazzo fa per te. Boxafoni, ascoltate la vostra voce del passato nel presente. Di qualcosa, figliolo. Cos'è un voxafono? Cos'è un voxafono? Quello. Un registratore vocale personale. Mettiamo le cose in chiaro, io non lo pago. È solo una dimostrazione, signore. Avete provato qualcuno di noi? Braccerà le armi contro questi mostruosi pagani. Salvate la situazione e vincete il premio. Bene, ecco un coraggioso. Spara i vox quando compaiono. Colpiscine abbastanza e vincerai un premio. Aggiungo anche un bonus. Se becchi quell'anarchica di Daisy Fitzroy. Per un pistoletto. Tu hai vox per premio. Bello spettacolo! Bello spettacolo! La Fitzroy! Ancora! La Fitzroy! Scusi! Un altro colpo! Bello spettacolo! Tu hai box e tremano! Bello spettacolo! Degna di un premio!
coraggioso. Spara i box quando compaiono, colpiscine abbastanza e vincerai un premio. Aggiungo anche un bonus se becchi quell'anarchica di Daisy Fitzroy. Bello spettro. Attore formidabile. Attore formidabile. Vero pistola. Daisy Fitzroy uccisa, verrai riccamente ricompensato. Antico marinaio, a tutti i bravi tiri. Dimostrate qui il vostro la meraviglia del mondo. È grosso, è ardito, è l'incredibile Handyman. Solo nella nostra bella città potete vedere tali opere di maestria tecnologica. Hai mai visto qualcosa di simile? È così triste. Triste? Quando sei così forte, cosa hai da essere triste? Caro amico, hai mai perso un centesimo a un distributore automatico? Un telefono pubblico ti ha mai negato di sentire la tua amata moglie? Beh, è ora di togliere il controllo agli uomini di metallo. Con Possessione sei tu a comandare. Ogni macchina si piegherà al tuo volere. Mi dia uno di quelli. Basta un sussurro e diventano tutto orecchi. Press to turn machines into allies. Cosa cavolo era? Amico, biglietti esauriti. L'entrata è permessa solo ai dignitari e ai personaggi molto importanti. Immagino di non farne parte. Il signor Buford, membro dell'assemblea. Il suo posto in fiera l'attende. Non so perché non l'ho riconosciuta prima. Testa o croce? Forza, fatemi passare. Testa o croce? Croce. Visto? Non mi dà mai la soddisfazione che immagino. Sarà per la prossima volta. Già, suppongo di sì. Uccise. È già arrivato quel periodo dell'anno. Quel giorno è arrivato tanto presto. Non risponde di sempre vero. Cielo. Una garanzia? E chi ha tanto per quelle scarpe? Guarda qui. Messo. A me sembra a posto. Ho sentito che le macchine di padre Franklin presto avranno un nuovo inventario. Quando l'hai preso? Questa bellezza? Ce li ha l'intera divisione. Se vogliamo ripulire dai Vox l'intero sistema Skyline, meritiamo il meglio. Ehi, ci sono posti liberi nel gruppo? Mi piacerebbe rompere qualche testa Vox. Good night, Irene. Good night, Irene.
Madame Lutèce, ho letto tutti i suoi libri sulle scienze. Mia madre dice che non è un'occupazione adatta a una signora, ma credo che sia gelosa della nostra intelligenza. È vero che solo a lei è permesso di visitare la ragazza nella torre? Se anche lei si sente sola, mi piacerebbe andare a trovarla. Abbiamo molto in comune. Cari saluti, Constance. Diavolo. Ci siamo, ci siamo! È tutto da vedere. Ah, è tutto là. La lotteria del 1912 è ufficialmente iniziata! Ehi, signore! Signore! Scusa, non compro. Sciocco! La lotteria non si paga mica! Dove hai vissuto finora, sulla Luna? 77. 77? Un numero fortunato. Farò il tifo per te. Portami la boccia! Non è la ragazza bianca più bella di tutta Columbia? Va bene allora, il vincitore è il numero 77. Chi l'avrebbe mai detto? Numero 77, vieni a ritirare il premio, primo lancio. Vi prego, non c'è. Sono stato io, vi prego, no. Ti prego, che state facendo? Forza! Hai intenzione di lanciare o bevi il caffè nero in questo periodo? Voi volete me? Oh, a quanto pare abbiamo un timidone! Dobbiamo risolvere questo problema. Qualcosa per te. Il tempo passa. È lui! Dove ti sei fatto quel marchio, figliolo? Non sai che fa di te il falso pastore, un voltagabbana, una serpe in seno? Il falso pastore! E non faremo entrare il falso pastore nel nostro gregge! Mostrategli cosa abbiamo preparato! Il falso pastore è qui per... Te la sei voluto! Avanti, su! Scollegare! Scollegare! Hai ancora della grinta! E qua, occhio al cancello! Ah! Eccoli là! Non smettete di sparare!
Te l'ho detto, Comstock. Se vendi il paradiso, i clienti si aspetteranno cherubini per ogni compito. Niente servi nel regno di Dio. Beh, ho un uomo in Georgia che ci presterà a tutti i condannati negri che riesci a caricare. Potrai dire che sono anime semplici, in penitenza per essersi elevate al di sopra della condizione sociale. Qualsiasi cosa ti faccia stare meglio, direi. Cosa diavolo? Cos'è successo? Fatti vedere! Ategli addosso! Non hai la mia...
Fa caldo. Che cosa succede? Brucia nel nome del profeta! No! Sullo spirito! Brucia all'inferno! No! Vigor. Braccio del diavolo. Beh, si vive una volta sola. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Wow, non era un campione. Te l'ho detto, Comstock. Se vendi il paradiso, i clienti si aspetteranno cherubini per ogni compito. Niente servi nel regno di Dio. Beh, ho un uomo in Georgia che ci presterà tutti i condannati negri che riesci a caricare. Potrai dire che sono anime semplici, in penitenza per essersi elevate al di sopra della condizione sociale. Qualsiasi cosa ti faccia stare meglio, direi.